attenzione! Stop! Durante tutta la scena di King, che comunque arriva, si porta là sotto, sale sul tavolo, balla col patto davanti a lei, comincia a spogliarsi, sale sugli altri tavoli, quando è così spogliato con... Allora, buongiorno, mi trovo qui nella veste insolita di intervistatore. È la cosa più insolita, che devo intervistare me stesso su quello che è il film e quello che io faccio nel film. Allora, nel film, che è un film corale ma con un protagonista che è Stefano Accorsi, bravissimo tra l'altro, c'è un film corale in cui ci sono cinque amici, è una storia di cinque amici raccontata un po' in flashback, diciamo, cioè viene raccontata a ritroso da uno dei cinque da vecchio. Io sono uno di questi cinque personaggi, interpreto il ruolo di Tito, e sono l'unico attore reggiano tra i cinque. Inizialmente doveva essere una cosa quasi con delle tendenze dialettali, perché comunque anche la sceneggiatura era scritta in reggiano, diciamo. Mi sono incontrato con Luciano, poi lui ha fatto questa scelta di prendere altri attori, che sono due di Bologna, che sono Alessio Modica e Stefano Accorsi, uno di Torino che è Roberto Zibetti e uno di Sanremo che è Luciano Federico. E comunque credo sia stata una scelta azzeccata, perché sono, da quello che io vedo dall'esterno, gli altri mi sembrano tutti molto bravi e azzeccati, e comunque sembra che siano contenti anche quelli della produzione. Il film è un film ambientato negli anni 70, un film che io ho trovato subito molto affascinante, un film ben girato da un esordiente di lusso come Luciano Ligabue, che si muove sul set come un regista esperto e bravo. È una storia di cinque amici in un paese che si ritrovano in un bar in cui vivono c'è una fauna molto ricca, divertente, variegata. E il barista, sappiamo tutti che è Francesco Guccini, che si è rivelato una persona molto simpatica, brava, con cui abbiamo già girato le scene, diciamo, più importanti. Oggi siamo al 29 giugno 1998, mancano ancora 2 settimane per finire, probabilmente quando vedremo questa cosa il film sarà già uscito, e io spero che sarà un successo, mi auguro che lo sia, e dentro di me sento che ha le potenzialità per farlo. Ci vediamo in autunno. Poi, durante questa scena di King, che comunque è da mettere a fuoco, ci sarà il cameriere che praticamente dovrà passare sommerso da piatti di lasagne. Il cameriere qua è già sfatto, dobbiamo fare in modo che lui sia goffissimo in questa cosa, sia veramente seppellito dalle lasagne. Allora, io sono qui in questo ristorante dove c'è il matrimonio, io faccio un cameriere molto cattivo, molto indisponente con tutti gli invitati, un cameriere che non ne può più di servire zampone e cotechino, e quindi sarà, credo, divertente da vedere e spero anche, voglio dire, un pochino interessante.